Allora, l'Italia è un sistema produttivo molto forte, abbiamo dimostrato in anni difficilissimi, quelli della crisi e della speculazione sui debiti sovrani, di saper fare delle cose straordinarie in termini di esportazioni. I nostri competitori, quindi le nostre imprese, i nostri imprenditori, i nostri lavoratori hanno fatto numeri che destano oggettivamente invidia e hanno spesso battuto i concorrenti tedeschi che pure avevano un accesso al credito non solo reale ma anche più conveniente di quello italiano. Per cultura, per convinzione e per anche realismo, vedo che il mio è un paese che ha assolutamente condizioni di poter riprendere a camminare alla grande e crescere, quindi certamente aumentare la ricchezza interna. Queste convinzioni entrano in crisi, insomma, vacillano quando si vede il comportamento della classe dirigente italiana. Non solo la classe dirigente, non è solamente il mondo politico, è anche il mondo universitario, il mondo degli opinionisti, i giornali. Insomma, arrivano i nuovi dati del Fondo Monetario Internazionale e vengono presentati come l'Italia crescerà più del previsto. Il Fondo Monetario Internazionale dice l'Italia è sulla giusta strada, le previsioni ritoccate verso l'alto. Ma è una presa in giro colossale. Quei dati del Fondo Monetario Internazionale sono terrificanti, sono la certificazione di un problema enorme. E l'errore più grosso che si commette, la truffa, consiste nel mettere a paragone sempre se stessi con se stessi, cioè misurare la propria crescita solo su di sé, come se non esistessero i competitori, come se un'azienda dovesse misurare il proprio successo nell'aumento del fatturato, però dimenticando di guardare che il concorrente è cresciuto 10 volte di più. C'hai un problema. Allora, vediamo questi dati. Il Fondo Monetario Internazionale aggiorna i dati di crescita prevista ovviamente per il 2015 e fissa l'Italia a un più 0,5%. Oggi il governo italiano nei suoi documenti, con il documento di economia e finanza, stabilisce, prevede una crescita dello 0,7%. Quindi il primo dato è che semmai il Fondo Monetario Internazionale non crede nella crescita stimata dal governo italiano, che è di 0,2 punti in più. Non è un dettaglio, perché su 0,7, 0,2 conta molto. Ma non basta. Il Fondo Monetario Internazionale considera, perché ovviamente è la conseguenza della politica praticata dalla Banca Centrale Europea, in crescita, in maggiore crescita, l'intero Eurogruppo, cioè l'Eurozona, i paesi che hanno in tasca l'euro. La crescita relativa, l'incremento di crescita dell'Eurozona è data a più 0,3 per il 2015, facendo quindi 1,5% di crescita nel corso di quest'anno. L'incremento di crescita italiano è allo 0,1, cioè noi siamo a un terzo dell'incremento indotto sul resto dell'Eurozona dalle politiche della Banca Centrale Europea. E quando lamentavamo, abbiamo anche qui fatto delle riflessioni insieme a voi sul fatto che le previsioni di crescita del PIL italiano sono ancora ferme alla metà della crescita dell'Eurozona, ma secondo il Fondo Monetario Internazionale mica siamo alla metà, siamo a un terzo, 1,5 la crescita prevista per quest'anno dell'Eurozona, 0,5 quella italiana, cioè siamo passati dalla metà a un terzo. Ma queste sono campane a molle. Questa è la dimostrazione che tu stai a galla come un turacciolo, cioè si alza la marea data dalle politiche della Banca Centrale Europea, tutti si alzano, ma c'è chi si alza di più, tu sei quello che si alza di meno. Ho visto un commento del Presidente del Consiglio, Presidente Matteo Renzi, quale ha detto: ma noi italiani cresceremo più di altri. Cresciamo più di Cipro e basta. Per il resto cresciamo meno di tutti gli altri. Allora, una classe dirigente che si rispetti e che chieda di essere rispettata, legge questi dati, li considera per quello che sono, cioè dati pessimi, pessimi. Sì che c'è il segno più della crescita del PIL, ma un terzo di quello che vale per gli altri, il che significa che alla fine di questa manovra sarà aumentato il nostro svantaggio competitivo e non sarà migliorata la nostra condizione. Allora, la classe dirigente seria li legge, li contesta, se è in grado di contestarli, cioè dice: guardate che io penso di crescere lo 0,7, voi avete stimato lo 0,5, perché avete fatto questo? In ogni caso,
cerca al suo interno, dentro il paese, cosa non funziona e chi funziona. Vede per esempio che le aziende che esportano funzionano bene e cerca di favorire chi cresce di più, chi spinge di più, perché favorendo quelle imprese favorisce la ricchezza nazionale. Una classe dirigente che non si rispetta e che non si deve rispettare, perché non merita rispetto, invece cosa fa? Dice, ah, c'è il segno più, le cose vanno bene, facciamo un bonus. Ormai abbiamo fatto il bonus per chi guadagna entro certe fasce di reddito e a determinati tipi di reddito, perché gli autonomi e i pensionati sono esclusi, 80 euro. Poi facciamo il bonus per chi allatta, poi c'è il bonus per chi è in stato di povertà, bonus di qua, bonus di là, la Repubblica dei bonus si impoverisce progressivamente e perde capacità di crescita, avendo al suo interno imprese e lavoratori che sanno crescere e sanno svilupparsi più dei loro concorrenti all'estero. E questo è un delitto morale per oggi, è un delitto di povertà indotta per domani.